Questo è il seguito del primo video. E ognuno di loro ha una madre. Non potrei andare contro gli insegnamenti di mia madre. Possibile che una religione sia comunque causa di tanto orrore? L'Islam non ci guadagna da questi misfatti. Ma è anche vero che in molte moschee non prendono le distanze dal terrorismo in un modo energico. Cosa possiamo fare se non stare a guardare come sono bravi gli esseri umani a scannarsi? Il pericolo sta nell'esasperazione che crea a chi subisce ali violente. Il popolo è toccato direttamente. Un intervistato davanti a Sarajevo esprimeva le sue paure per tutti i controlli che non c'erano mai stati. Aveva paura e si guardava sempre intorno. Io stesso farei con lui. Non è il solito cacasotto. In qualunque momento, in ogni luogo, un terrorista può mettere fine alla tua vita. Se l'Occidente reagirà allo stesso modo, sarà una catastrofe. Perderemo la libertà, saremo in guerra perenne. Questo il popolo non lo permetterà. Manderà al potere chi meglio lo difende, anche facendo delle stragi. L'istinto di sopravvivenza del popolo interverrà e coloro che minano le loro certezze saranno eliminati. In passato è sempre accaduto, ma in questo caso gli spiriti sono dell'Occidente. Non vi è alcun dubbio che il benessere e la conoscenza hanno cambiato gli equilibri fra le nazioni. Il Giappone di oggi non è quello del 1940, e così la Cina e la Russia e tutta l'America Latina. Non possiamo più parlare del popolo occidentale. Dobbiamo solamente parlare dei popoli ancora arretrati, dove l'Islam regna c'è arretratezza, fermi in un tempo che non appartiene alla maggioranza degli esseri umani. Quasi tutti i popoli sono liberi come noi. Stiamo muovendoci verso l'evoluzione del pianeta. Guardate cosa abbiamo fatto in un secolo. Chi non si allinea verrà eliminato in qualche modo. E quella madre, non allineata, manda suo figlio a morire.